بدي برش. Thank you.
Ora ci sarà l'ingresso del medagliere della provincia di Venezia. Onori al medagliere della provincia di Venezia! Alza la bandiera! Thank you.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Benedetto sei tu, o Dio nostro Padre, che oggi ci vedi riuniti per il 22° raduno del Corpo dei Bersaglieri della sezione di Chioggia. Illumina e proteggi con il tuo spirito la nostra città, la nostra patria, attraverso l'esempio dei nostri fratelli caduti nell'adempimento del proprio dovere. Fa che cittadini, autorità civili e militari e forze dell'ordine mantengano saldi i fondamenti della civiltà umana e cristiana, di cui si è fatto garante Cristo Gesù Salvatore nostro. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Benvenuti a tutti, grazie di essere qui. Scusate se c'è stata qualche inconveniente, non è dovuto da noi. Ci sono volontà più potenti di noi che comandano e dispongono, e quindi diciamo, abbiamo dovuto adattarci, compreso il sindaco. Comunque ringrazio di nuovo voi tutti. Ecco, questa è una giornata importante per noi perché abbiamo lavorato, la vostra presenza numerosa testimonia il nostro impegno, per cui ecco, noi siamo soddisfatti da questo punto di vista. Per il resto le inconvenienze ci sono perché c'è carenza di personale, non riusciamo a tenere l'ordine quando ci sono manifestazioni di questo genere. Abbiamo dovuto fare la sottomarina anziché a Chioggia come era programmato, perché c'è il mercato, ci sono un sacco di robe in piazza, non si può neanche andare, per cui ecco, abbiamo ripiegato su sottomarina, che comunque questa piazza è fantastica, bellissima, merita più attenzione. Quindi noi siamo lieti di essere qui, ringraziamo di nuovo tutti voi per essere venuti a questa festa Cremini. Il sacerdote ha parlato di raduno, non è un raduno, però insomma assomiglia a certi raduni che ai quali noi partecipiamo in qualche paese del Veneto, ma anche fuori del Veneto. Ci sono metà delle persone che sono oggi qui, e poi ci saranno di più, perché alla Santa Messa il Reverendo Don Michele ci ha riservato anche dei posti, ma se noi dovremmo dare la precedenza ai ragazzi, quindi compatibilmente ecco, con la presenza dei ragazzi, noi ci saremo numerosi. Di nuovo, grazie a tutti, vi auguro una buona giornata, sperando che sia veramente una giornata bersaglieresca all'insegna dei più matti, non più matti, più matti. È una battuta che gli alpini ci facevano. E noi rispondevamo malamente, ma è meglio non ricordare.
Ecco, noi ritorniamo con, come dire, con lo spirito a quando eravamo giovani e vogliamo essere ancora con lo spirito giovanile, anche se l'età, poi non diciamo che abbiamo 80 anni, ne abbiamo 4 volte 20 e quindi siamo sempre ventenni, magari 4 volte, così ci consoliamo in questo modo. Grazie a tutti. Buongiorno a tutti, saluto le autorità civili, militari, le associazioni combattentistiche ed arma. Tutti noi abbiamo i bersaglieri nel cuore, fin da bambini. Il loro copricapo piumato, la fanfara e le loro corse per le vie della città attirano da sempre l'affetto degli italiani. Un affetto che sono certo i bersaglieri portano ancora oggi nelle loro missioni di pace all'estero. Sempre in prima linea quando c'è da aiutare, confermando in ogni circostanza la loro capacità e dedizione. Non c'è emergenza che non li veda pronti all'intervento. E anche Chioggia vanta una sezione di bersaglieri che rappresenta uno dei fiori all'occhiello della città. In silenzio, caparbiamente, mettono i valori del corpo a servizio della nostra comunità. Perché i bersaglieri, cari amici che siete qui oggi a rendere loro omaggio, parlano poco ma fanno tanto. Dagli anni 2000, in quante situazioni si sono messi a disposizione? Dal supporto alle persone fragili, alle iniziative sulla legalità, agli interventi di salvaguardia ambientale. Sono stati a fianco con la protezione civile durante la pandemia. Quando tutti noi eravamo chiusi in casa, preoccupati, impauriti, loro, insieme a migliaia di volontari in tutta Italia, distribuivano mascherine. Pensate che a Chioggia ne sono state portate oltre 5.000 confezioni in oltre un mese. E già si sono rimessi a disposizione dell'amministrazione comunale per progetti di piantumazione di alberi. Bersaglieri, Chioggia vi vuole bene. Valorosi in tempo di guerra, valorosi in tempo di pace. Grazie a tutti, buona festa. Venendo alla questione della piazza, ovviamente, oggi c'era il mercato settimanale, avevamo montato anche le 6 casette sotto il comune, sotto il municipio, c'è la pista di pattinaggio su ghiaccio in Campo Duomo, quindi abbiamo deciso insomma di fare questa festa cremisi qui a Sottomarina, in questa splendida piazza che ha ospitato anche la Marina Militare Italiana, i sommergibilisti, tutti, quindi è una piazza importante per la nostra città. Il prossimo anno, l'8 di dicembre, mi sembra, non cadrà sul giovedì, quindi ritorneremo nella nostra piazza centrale, però qui a Sottomarina abbiamo Don Michele che credo con il suo discorso abbia fatto ben capire la vicinanza che ha nei confronti delle forze di polizia, dell'esercito, dei bersaglieri e comunque della città tutta. Bene, grazie mille, buona giornata e buona festa. Allora adesso porterà un saluto per la Regione Veneto il consigliere Montanariello. Buongiorno a tutti, oggi non è solamente il 22° raduno dell'Associazione Bersaglieri di Chioggia, ma io credo che sia una giornata per ringraziarvi e celebrarvi per ciò che durante tutto l'anno viene fatto. I bersaglieri sono tanto, i bersaglieri sono anche una parte importantissima nella nostra città di terzo settore, di volontariato, ricordiamo i loro sforzi, lo ricordava prima il sindaco, dal controllo del patrimonio, dalla chiesa di San Domenico, dal punto vaccini, da tutto ciò che concerne. Quindi questa importante associazione è parte integrante della nostra comunità. Oltretutto una delle poche associazioni ad avere anche il nucleo antimafia dei bersaglieri.
Ricordo, io sono iscritto all'associazione, abbiamo partecipato a Cuneo quest'anno al raduno nazionale e quando passavo allo striscione dell'antimafia si aprivano le acque. Quindi un segnale anche importante di quel punto fermo di legalità che questa associazione intende portare avanti e ricordarlo sempre, non solo nella regione ma in tutta Italia. Noi in Regione Veneto abbiamo anche l'Osservatorio per la Legalità, uno strumento molto importante che si relaziona spesso con le forze dell'ordine per fare il punto della legalità nella regione. E proprio per tutto il lavoro che questa associazione ha fatto durante l'anno nella città e non solo, per il punto fermo che ha saputo avere sulla legalità, porto i saluti del Consiglio regionale e mi permetto, se c'è qui il Presidente, di omaggiarlo con una targa del Consiglio regionale. Questa è a nome del Consiglio regionale per tutto ciò che avete fatto, non solo per la città, ma soprattutto per il punto fermo che avete saputo tenere nel spendervi per il prossimo e nel ribadire sempre le vostre, anche con gli studenti, anche con i giovani, iniziative formative sulla legalità, perché come dice sempre il Presidente, la legalità è un seme che si pianta e aver fatto queste iniziative con le scuole, spendendo un importante pezzo delle nostre risorse è significativo, dice tutto di cosa i bersaglieri rappresentano in questa città e non solo. La Regione Veneto attraverso Montanariello, il consigliere Montanariello, per questa riconoscenza che tutto sommato meritiamo. Sarà poco, come dire, poco umile da parte nostra, ma insomma abbiamo lavorato molto e quindi a parte che ci è stato dato anche, voglio dirlo, ci è stato dato anche una grande targa da parte della USL Serenissima, che l'hanno data assieme ad altri volontari del Veneto, proprio per la nostra opera, prima ai vaccini e poi ai tamponi, perché abbiamo fatto anche servizio ai tamponi, ma non solo per quello, insomma. Quindi grazie alla Regione Veneto, grazie anche a tutti voi che condividete questo momento importante anche per me personalmente, ma soprattutto per il nucleo di volontariato e protezione civile dell'Associazione Nazionale Bersaglieri Sezione di Chioggia. Ora chiuderà i discorsi il vicepresidente regionale dell'Associazione Bersaglieri, Biagion Giancarlo. Prego. Buongiorno a tutti. E un saluto particolare da parte del Presidente regionale Bersaglieri Cavaliere Antonio Bosso, che è stato impossibilitato per altri partecipare oggi per altri impegni. Saluto e ringrazio tutte le autorità presenti, il Presidente della sezione della ANRB di Chioggia, il Bersaglieri Cavaliere Isidoro Chiregato e tutto lo staff che lo affianca per questa meravigliosa ricorrenza annuale Festa Cremisi giunta oramai alla 22esima edizione. Un grazie più grande lo devo fare a tutti voi bersaglieri qui presenti, agli amici e agli amici degli amici che vedo numerosi qui quest'oggi, ed il mio grazie vuole essere speciale e tale deve essere, perché voi, bersaglieri, amici, con la vostra presenza date una mano alla sezione a portare in piazza quelle che sono le nostre tradizioni e ci dà modo per tenere vivo questo spirito di corpo di bersaglieri che altrimenti pian piano andrebbe a scomparire non essendoci più l'esercito di leva. E un esercito ormai fatto di professionisti, ragazzi, uomini che decidono di fare il militare come lavoro e non dando molta importanza al cappello chiamato
o il Vasco, almeno per la maggior parte di loro. Non so questo se è giusto o sbagliato, ma so che in questo modo, come sono le nostre tradizioni e l'importanza della nostra associazione, ecco allora che noi diventiamo importanti noi, che siamo stati obbligati noi a fare i bersaglieri. E da allora non abbiamo più smesso a fare i bersaglieri. Il nostro compito è tenere viva tutta questa forza attraverso i nostri raduni, le nostre feste. E un ringraziamento speciale va a questa sezione di bersaglieri di Chioggia, che col suo presidente porta avanti con onore e praticità gli insegnamenti del nostro fondatore La Marmora. Basta ricordare alcuni avvenimenti di quest'anno, nell'ultimo periodo. L'impegno volontario della protezione civile ed esserci dove c'è sempre bisogno. Sappiate che la sezione bersaglieri di Chioggia è la prima sezione ANB del Veneto riconosciuta e che ha un gruppo di protezione civile. Poi è il nucleo antimafia da anni ormai, e qui voglio ricordare che la sezione ha incaricato e porta ogni settimana un mazzo di fiori sulla tomba della dottoressa Morvillo. Ed ultimo, la giornata della legalità e lotta alla mafia. Infatti 2 mesi oggi, proprio l'8 di ottobre, una conferenza pubblica alla presenza di autorità e scolaresche nel ricordo di 2 capitani dei carabinieri assassinati dalla mafia. Il capitano Basile, assassinato il 4 maggio del 1980 a Monreale, il capitano D'Aleo il 13 giugno dell'83, assassinato a Palermo. Un grande grazie ed onore a questa sezione ANB di Chioggia e al suo presidente, che con la loro forza e tenacia di spirito portano avanti gli insegnamenti del nostro fondatore, quali l'obbedienza, il rispetto, il sentimento della famiglia, onore al capo dello Stato e alla patria. Allora dico io, continuiamo a portare in giro le nostre insegne, continuiamo a indossare i nostri capelli piumati, i nostri labori sono stati fatti per essere tenuti in custodia, ma per portarli gloriosamente e gloriosamente in sfilata. C'è un brano di una canzone di noi bersaglieri, per me più bello, forse perché sono bersagliere, non so, che dice: piume baciatemi la guancia ardente. Ma come faccio a baciare la guancia ardente che i nostri capelli rimangono attaccati ai muri delle nostre case o chiusi nell'armadio? Dobbiamo portare i labari, indossare i nostri capelli piumati e portiamoli con entusiasmo. Questa sezione di bersaglieri di Chioggia, con grande entusiasmo, ha organizzato questa festa 22esima Cremisi, ed ogni bersagliere ha portato la sua parte di entusiasmo. E questo è il risultato e lo vediamo. E l'entusiasmo ci sta ancora. E l'entusiasmo della fanfara, e la vediamo sfiliare e sentiamo l'entusiasmo, quell'entusiasmo che ci dà quel tintinio delle nostre medaglie portate dai nostri alfieri al passo di corsa. Questo rumore metallico che si sente, questo tintinio è la voce dei nostri eroi. E che facciamo noi per far sentire questa voce? Bersagliere a 20 anni e bersagliere per tutta la vita. Sì, ma bersagliere con entusiasmo è solo uno che ha un cappello diverso dagli altri. Vi ringrazio e vi saluto stringendovi tutti con entusiasmo. Viva l'Italia, viva i bersaglieri, viva Chioggia. Il presidente della sessione ha un omaggio per...
per Don Michele. Prego, Don Michele. Michele, siccome si deve ricordare dei bersaglieri anche dopo questa giornata, per cui insomma, metterà sopra il proprio tavoletto una effigie fatta da noi per ricordare questa giornata e i bersaglieri soprattutto. È un prete straordinario e io mi sono accorto perché un corniso tutto è molto pignolo, mi raccomando, a me c'ha tante agli ordini, dico soprattutto ai nostri, perché se no ci danno un biglietto di punizione subito e quindi è meglio evitare. Mi faranno cappellano militare allora, ha paura da tutti i vista, quindi comunque grazie per questo dono. Vedo l'immagine della Madonna del Cammino e del bersagliere, davvero questo cuore che voi donate a me, io lo dono a voi, i nostri cuori ecco devono veramente pulsare insieme per queste manifestazioni che fanno parte della nostra storia e che continuano in questa storia il presente. Ma poi avremo anche modo di salutarci, dirci una parola durante la Santa Messa dell'Eucaristia. Grazie di cuore e vivi i bersaglieri! Già finora la fanfara, perché non l'abbiamo ancora ringraziata, ma questa è una delle migliori fanfare del Veneto, ragazzi. Quindi non solo, ma festeggia i 100 anni di attività a cominciare dall'anno prossimo, mi sembra. Il 20 settembre dell'anno prossimo compie 100 anni. Era più anziana di fanfara d'Italia, mi sembra. E quindi dai, un grande applauso alla fanfara di Padova per questa nostra condivisione. Va a posto, va a posto.